Allora, buongiorno a tutti, saluto per chi è a casa perché abbiamo avuto delle difficoltà con lo streaming anche come ieri. Adesso siamo in streaming, volevo spiegare a chi ci guarda fuori quello che stiamo facendo. Abbiamo iniziato prima ancora di ristabilire la linea internet a somministrare un questionario di personalità, di cui adesso magari ci spiega qualcosa in più la dottoressa Costinelli. Ok, allora sì, ho deciso di fare una specie di gioco come avevo già annunciato ieri, quindi attraverso un questionario di personalità che è il 16PF, andare a valutare quali sono le caratteristiche di personalità dei soggetti in aula e poi fargli immaginare qual è, in base al loro lavoro, le caratteristiche che deve avere il lavoratore ideale per ricoprire appunto quel ruolo, in modo poi da comparare alla fine del test le proprie caratteristiche con quelle ideali che si associano al proprio ruolo lavorativo e vedere che corrispondenza c'è. Questo per lo stesso discorso che facevamo ieri del fatto che comunque ci vuole una certa attitudine, ogni lavoro ha le sue peculiarità e quindi richiede determinate caratteristiche. E invece ci troviamo in un'epoca, in un'era, insomma, in un periodo storico in cui ci si deve accontentare un po' di quello che si trova. Quindi volevo vedere semplicemente se le persone che sono in aula oggi hanno svolto dei lavori o svolgono dei lavori che siano coerenti con quelle che sono le loro caratteristiche di personalità, sempre in base al loro punto di vista su quelle che sono le caratteristiche che quella tipologia di lavoratore dovrebbe avere. Ho scelto un test come il 16PF che rispetto ai precedenti che ho somministrato è un po' più lungo, richiede circa mezz'oretta e tre quarti d'ora per la compilazione, perché è un test tra i più importanti per quanto riguarda la misurazione della personalità e soprattutto è anche uno dei più usati in ambito lavorativo, sia per valutare le caratteristiche di personalità appunto, sia anche per l'orientamento al lavoro. Sul monitor potete vedere alcune delle caratteristiche, purtroppo non riesco a farle stare tutte nella stessa pagina, dopo le scorreremo. Sono a carattere dicotomico, quindi è come immaginarle su un continuum in cui abbiamo ovviamente il polo negativo e il polo positivo. Quindi tendenzialmente sono valori modali quelli centrali. Elevazioni però o valori eccessivamente bassi non indicano in alcun modo patologia. Ricordiamo che questo è un test di personalità che va a misurare semplicemente la normalità delle persone e tendenzialmente qual è la linea di qual è appunto il profilo di personalità delle persone stesse, senza indicare in nessun modo un qualsiasi tipo di patologia. Sì, io intanto uno l'avevo già corretto. Non so se procedo con gli altri, facciamo dopo una correzione collettiva oppure se vogliamo man mano esplicitarlo, insomma. Sì, aspettiamo. Ah, è che non vorrei disturbare chi sta compilando dal momento che ci sono anche delle domande di ragionamento in cui bisogna un attimino concentrarsi. Quindi procedo con la correzione degli altri nel frattempo e poi dopo facciamo una restituzione. Intanto volevo spiegare un po' che cosa sta succedendo a casa, no? E semplicemente stiamo ancora compilando il test che è abbastanza lungo, sono 185 item, quindi ci vuole un po' prima di terminarlo. Nel frattempo la dottoressa Costinelli sta correggendo, quindi inserendo in Una uno griglia di schema, correzione. insomma, un lettore di correzione, sì, le risposte e valuteremo poi le nostre caratteristiche di personalità comparandole a quelle che sono le caratteristiche che secondo noi dovrebbe avere il lavoratore di una determinata categoria, ovviamente ognuno la propria. Francesca, vuoi aggiungere qualcosa relativamente a quanto stiamo dicendo? No, fondamentalmente ho già detto prima, dopo magari passeremo in rassegna in maniera più dettagliata le varie categorie man mano che le Ok, spiegheremo. quindi adesso magari aspettiamo che terminano tutti, magari facciamo una pausa e poi noi intanto Sì. correggiamo, dopodiché avremo tutti i risultati. Allora, per chi non lo dico pubblicamente,
per chi non potesse aspettare la restituzione dei test, anche quelli dei giorni scorsi che magari non sono ancora stati restituiti, io ho lasciato tutto il materiale alla dottoressa Arena, che è una psicologa come me e pertanto tenuta al segreto professionale. Quindi, qualora qualcuno li voglia in privato o abbia particolari esigenze, può trovare tutto alla dottoressa Arena. Di niente. Piacere mio. No, quello non è corretto. Questo di Di Emanuele. Ok. Allora, Emanuele è un educatore. Le caratteristiche che un educatore dovrebbe avere, lui ha segnalato solamente il fattore F, che è quello dell'entusiasmo, quindi vivace, animato, spontaneo, entusiasta, felice, allegro, espressivo e un po' impulsivo. Allora, per quanto riguarda proprio il fattore F, ha una sì, predisposizione verso l'entusiasmo avendo un valore pari a 7. Valori invece significativi in altri parametri sono il B, quindi il ragionamento, anche lui come il soggetto precedente, tende ad avere un ragionamento prevalentemente concreto, quindi non riesce ad uscire dagli schemi imposti, non riesce ad astrarre, quindi ha un po' di carenza nel ragionamento astratto a favore appunto di una concretezza maggiore. E poi anche un'elevazione pari a 9 nel livello, nel fattore L di sospettosità. Particolarmente interessante. Ci sarebbe da capire come mai questo elevato livello di sospettosità. Aspetta. Aiuti Anna con i test. Sono un po' sospettoso perché ho un passato sulle spalle, quindi riesco a decifrare quando qualcuno vuole fare o vuole approfittare, no? Della situazione per Anche andare a perché soddisfare. fondamentalmente l'ambiente dell'educatore, in particolare dove lavori tu, che è una comunità per tossicodipendenti, ti porta anche ad esserlo, Sì, sei a contatto con lo so. persone altamente manipolatorie. Le persone Appunto. dipendenti, tossicodipendenti, comunque sono persone molto molto manipolatorie. Quindi questa è una caratteristica che io avrei messo per quanto riguarda l'ambiente lavorativo, proprio perché la sospettosità, il fatto di stare sempre all'allerta sul chi va là con determinate tipologie di pazienti è fondamentale, soprattutto per chi Infatti, compie un lavoro fidarsi è del bene, non genere. fidarsi è meglio. Prima di dare un giudizio, andare a guardare un po' intorno. Cioè, io sono una persona che quando mi rendo conto che ci sono dei frammenti intorno a me, mi fermo e guardo che mi sta succedendo intorno, cioè cerco di capire la posizione esistenziale personale, qual è in quel momento e come interagire poi. E così è quando sto con gli altri, prima di dare me stesso, perché sono una persona che poi, una volta che offre se stesso, mi offro Totalmente. totalmente, però vado prima a capire con chi ho a che fare. Okay. Altri fattori comunque che caratterizzano la sua personalità sono in particolare la disinibizione, la sensibilità, l'intraprendenza e beh, qua però abbiamo anche un po' di insicurezza, forse. Beh, Probabilmente l'insicurezza, correlata anche al fattore della sì. E sospettosità, giustamente come già diceva prima. infatti molte volte io, quando sono sospettoso dalla persona, quindi divento pure insicuro e cerco poi, attraverso il dialogo, di capire se ciò che io valuto oppure sto per valutare è giusto oppure sbagliato, chiedendo aiuto. Cioè, ho conosciuto questa forma di aiuto e quindi mi sembra, no, che sia una delle migliori forme per poi arrivare all'obiettivo di giudicare, che non sono nessuno per giudicare in primo Sì. impatto, quindi chiedere un confronto aperto significherebbe anche dare un giusto. C'è qualche fattore tra quelli che le ho detto che non pensava di avere o su cui comunque ho avuto modo di ragionarci solo davanti a questo test? Riformuli?
C'è qualche fattore che non pensava di avere, quindi si ritrova un profilo perfettamente corrispondente a quelle che erano le sue aspettative, oppure c'è qualcosa che non le torna o non pensava fosse andasse in quella direzione lì? Sì. Su me stesso? Beh, diciamo che sono costruito, non ero così. E quindi è quella che è la mia persona. Io mi conosco molto bene, conosco sia le parti deboli, le parti forti, cioè conosco io, il mio io profondo lo conosco. E ho anche la consapevolezza di interagire con me stesso quando le cose non vanno bene. E niente, sono chiaro, c'ho i miei punti dove mi porta a essere, non trovo la parola esatta per esprimere quello che Consapevole, voglio. forse Sì, vuol sono dire. consapevole, però questo è portato anche grazie a un'esperienza vissuta e quindi oggi mi sono costruito così. Diciamo un percorso in cui ha imparato a Sì, e conoscersi. quindi mi immaginavo di essere così. Ok. E per quello poi divento insicuro, perché poi quando voglio che le cose vadano così, e poi ci sono i punti interrogativi, e infatti io non ho risposto, ho messo parecchie volte il punto interrogativo, Sì. perché poi mi trovo in un cerchio dove vuoi dire la tua, che è la più giusta secondo il mio quadro e secondo anche l'insegnamento ricevuto, e poi non puoi, e quindi divento un po' insicuro. Se quello che io voglio esprimere è esatto, oppure se è così che si deve andare, oppure cioè, entrano tanti puntini. Tanti Se mi fattori. devo adattare, il perché mi devo adattare, se poi la realtà non è questa. Ok, grazie. Questo lo lascio. Questo è corretto? Stanno morendo. Dove? Allora, è un'insegnante precaria. L'unica caratteristica che ha messo come fondamentale per il suo lavoro è il primo fattore, quindi l'atteggiamento verso le persone, se distaccato o calmo. Si può riportare anche un po' alla dimensione dell'estroversione e introversione, sostanzialmente. E quindi per affrontare il suo lavoro dovrebbe essere una persona calda, propensa agli altri, genuina, simpatica, insomma, attraente dal punto di vista proprio Per attirare l'attenzione dei sì, bambini, non insomma. mi veniva il termine. Ok. In questo fattore è a 4, quindi un valore assolutamente nella norma, non Quindi elevato né da 4 basso. in su. Da 4 a 6 sono i valori nella norma, da 7-8 sono appena più elevati, 9 è già un indicatore di eccesso. Certo punto di vista, quindi una caratteristica che prevale in maniera eccessiva. Caratteristiche appunto un po' più salienti però del carattere di Maria Rosaria sono la coscienziosità, Forse un tre, po' fin troppo, eh troppo, sì, perché poi sempre stata così? Perché sì, purtroppo sì, non è una caratteristica che mi piace avere, non ti piace? perché alla fine cioè pensare troppo, riflettere troppo sulle cose, essere troppo insicuri non porta spesso a delle cose positive, no? Quindi tu colleghi la coscienziosità all'insicurezza. Però A volte sì. in realtà nell'insicurezza, quindi dove siamo? Non mi ricordo Cioè più. farsi troppe domande Sicure. in questo senso, troppi interrogativi, troppi se in questo senso. Sì, sicuramente è un po' limitante. Ecco, E infatti abbiamo sì. appunto E un punteggio di 8 che è al limite, insomma, della soglia. Abbiamo infatti. anche
un'intraprendenza abbastanza marcata, così come la perspicacia e appunto i sensi di colpa, l'insicurezza di cui parlavo prima. Quindi anche qui ci ritroviamo con una caratteristica che è presente nel lavoro, così come nella persona che lo effettua, e di un profilo che mi pare di aver capito, bene o male, rientri in quello che ti aspettavi. Sì, assolutamente. Mi ci ritrovo alla grande. Ecco, l'unica cosa che è un po' bassa è la stabilità emotiva, quindi un po' di nevroticismo, una Sì. scarsa abilità a gestire le proprie emozioni. Sì. È In vero? alcuni, diciamo, periodi della mia vita. O in alcuni, in base anche al problema che mi trovo ad affrontare, Ovvio. Se il ovviamente. problema non è saliente, nessuna difficoltà a Infatti, gestirlo. anche dipende dal mio stato d'animo. Bene. Ok, grazie. Niente. Umberto, aspetta, chi è? Allora, Umberto è? Che cosa fai? Uno studente, professione ragioniere. Sì. Ok, abbiamo un ragioniere per cui le sue caratteristiche che un ragioniere dovrebbe avere, secondo Umberto, sono il ragionamento, secondo te solamente pratico va bene, solo critico, oppure è giusto avere anche una strattezza, parlando soprattutto di numeri magari e non di... Sì, perché io ho visto anche quello che dovrei essere anche in prospettiva futura, cioè comunque una volta completati gli studi come commercialista Sì, nel ma campo infatti non era aziendale. proprio l'immagine del lavoratore Sì. in generale, non di se stessi in quel lavoro. E quindi abbiamo un ragionamento che ha messo anche come astratto, perché sicuramente amplia Sì. il modo di vedere e anche la flessibilità nel vedere le cose, no? Il Sì, fatto di nella saper ragionare performance, in sì. maniera astratta. Nel team, nel gruppo di lavoro. L'immaginazione, Sì. la perspicacia, coscienziosità, ovviamente avendo a che fare con stabilità emotiva, e l'intraprendenza e la tranquillità. Quindi caratteristiche che si rifanno non solo all'aspetto proprio pratico del lavoro, ma anche a come gestirlo, perché Sì. sostanzialmente parliamo di un lavoro che richiede una certa attenzione, concentrazione e determinate caratteristiche. Quindi abbiamo, vabbè, una personalità abbastanza estroversa, calda, volta agli altri, un ragionamento assolutamente nella norma, quindi non eccessivamente propenso nell'uno o nell'altro senso, ma ben integrato nei due tipi di ragionamenti, quello astratto e quello concreto. Un valore alto in coscienziosità, che avendo a che fare, appunto, dicevamo, con numeri, soldi e cose Sì. abbastanza di rilievo, mi sembra fondamentale. La disinibizione, anche se in realtà, vedendoti in questi giorni, avrei detto il contrario, A volte onestamente. l'apparenza può ingannare. Sicuramente. Come ci sta anche che magari sia disinibito con persone che già conosci, è un po' più inibito e timido in ambienti in cui non sei a tuo agio, comunque non sei contestualizzato in un ambiente conosciuto o noto. Poi abbiamo invece valori molto bassi nella sicurezza di sé, quindi abbiamo un'insicurezza di base e una dipendenza. Come mai? Cioè, ti ci ritrovi? Meno insicurezza, magari a volte sì, perché comunque è un percorso, quindi a volte mi rendo conto di avere 22 anni, quindi certe cose mi sento, no, un po' fuori luogo. Anche perché mi avvalgo sempre del beneficio del dubbio su determinati Ok, aspetti, vabbè, quindi. questo giustamente compensa anche la coscienziosità Sì. e il fatto lui deve avvicinare o io non lo so, okay. E appunto la coscienziosità deriva spesso, una coscienziosità esagerata deriva anche, come diceva Sara, da un'insicurezza di fondo. Sì. E poi abbiamo anche però questa Ma la dipendenza. dipendenza, questa qua è un aspetto. Bisogna vedere che cosa però la dipendenza, perché No, è non. un generale atteggiamento verso appunto
La non cioè a gestire le cose insieme agli altri o sotto il comando di altri, quindi non avere una completa autonomia dal punto di vista delle cose che si devono svolgere, ecco, Sì. magari semplicemente preferisci lavorare in gruppo anziché da solo, preferisci chiedere consiglio anziché decidere da solo, magari può essere intesa anche in questo senso. Sì, probabilmente in ufficio molto spesso preferisco comunque avvalermi del supporto Probabilmente per però legato determinate cose. anche Sì, sì. alla tua fase di crescita, Sì. quanto mi pare di aver capito perché ci lavori da poco. Sì, ci lavoro da marzo. E invece fuori dall'ambiente lavorativo ti ritrovi allo stesso modo ad No, come essere magari dipendenza così? mi piace, cioè mi piace comunque il gruppo di amici, mi piace essere in comitiva, questo sì. Però dipendenze in particolari non credo, da quello che ora scopro invece di essere dipendente. Sì. È chiaro che non parliamo di dipendenza in senso assoluto, ricordo che Sì, stiamo sì, sì. parlando di variabili e fattori che sono comunissimi a tutti e possono tendere in un lato o nell'altro, ma non indicano sicuramente patologia. Questo ricordiamolo. Sì. Poi è anche bassa la, vabbè, tranquillità, si vede che sei una persona abbastanza posata, Sì. pacata, tranquilla. Ok. De Florio, questo no, non è corretto. Aspetta, non sto capendo quali sono corretti e quali. Ops. Francesco, sì, è stato fatto. Ce l'ha lui il risultato. Stallo, Ce l'ha no? lui. Ah, ok. Allora, qua c'è da fare poco affidamento sul ragionamento astratto concreto perché. Scusate. C'è da fare poco affidamento sul ragionamento critico astratto o concreto perché ha barato. Le ho dato un test che era segnato, c'era evidentemente qualcun altro, l'aveva compilato prima di lui e ci aveva appuntato un po' delle cose per risolvere i problemi e lui ne ha usufruito. Quindi Rientra sorvoliamo. nella logica delle domande in cui chiedevano se ci fossero scappatoie alle regole, ci fosse un muro per infrangere le regole, lo useresti? Sì, Sì, e infatti l'ho e usato. infatti, però sei stato anche Però onesto anche io ho nell'ammetterlo. ammesso che, diciamo, Esatto. Tant'è che comunque ti era non ci venuto andavo a un punteggio di 9, perdere quindi un niente. ragionamento assolutamente Sì. astratto perfetto, capacità astrattive perfette. Al di là di quello, tu sei uno studente, quindi fondamentalmente qua praticamente hai messo un po' tutti i valori. Sì, forse ho sbagliato perché non sono riuscito a dare una valutazione oggettiva di come dovrebbe essere uno studente, ho messo praticamente quelli che sono i miei valori. Perché in quanto studente ci viene richiesto di essere una macchina Esatto, aperta a tutte le nozioni che ci devono mettere esattamente, è dentro. proprio quello che stavo Punto. dicendo. Giustamente, essendo uno studente, uno non ha un proprio compito specifico da affrontare, ma anche il fatto stesso di relazionarsi con compagni, docenti, con i libri, con la metodologia di studio o con l'eventuale immagine di un lavoro futuro richiede appunto diverse abilità e diverse competenze che non si rifanno semplicemente allo studio che si sta compiendo, insomma. Quindi comunque lui ha messo una persona calda, tendenzialmente estroversa, con un buon ragionamento astratto, dominante, no, deferente, sottomesso. Sì, in quanto spesso andare contro i superiori, che in questo caso sarebbero i Sì. Ok, professori, è controproducente. Mi sono quindi reso conto di effettivamente questo. un atteggiamento leggermente sottomesso più che altro, comunque molto rispettoso della norma rispetto al fatto di ribellarsi e far vedere le proprie idee, giustamente avendo a che fare con superiori che possono determinare anche il tuo futuro. Persona taciturna, sempre immagino per lo stesso motivo, non farsi notare più di Sì. tanto. Timido, no, disinibito, però questi sono un po' in contrasto, eh. Taciturno ma disinibito. Ho detto, forse non è stata attendibile la valutazione che ho dato della professione di studente. Sì, vabbè, sicuramente è un po' meno concreta rispetto a quello che potrebbe essere la pratica. Sicuro di sé, e ci siamo, e poi abbiamo, quindi aperto al cambiamento, autosufficiente, intraprendente e tranquillo, come ipotesi di caratteristiche favorevoli all'essere studente. Non abbiamo particolari, no, ci sono un paio di elevazioni significative.
nella sensibilità, quindi si descrive come una persona molto sensibile. Ecco, io questo volevo chiedere, sensibilità intesa come empatia? Sì, anche. Allora sì, ci siamo. Anche sì, sensibilità come apertura verso la gente, verso i sentimenti altrui, comprensione stessa dei sentimenti altrui. Poi immaginativo, quindi una persona che sa andare oltre l'aspetto pratico, probabilmente allora ci stava anche il ragionamento astratto di prima, nonostante il punteggio sia stato un po' falsato. Autosufficiente, anche un punteggio molto elevato, e in realtà qua compare una tensione di fondo anziché una tranquillità di base. Non pensavo di avere, sinceramente, però può essere. Sì, a quanto pare sì, l'hai detto tu, sostanzialmente ci hai risposto tu al test. Invece per quanto riguarda valori bassi, sostanzialmente sono tutti nella norma, abbiamo un po' di indisciplinatezza, sì, e anche un po' di timidezza. Sì, ci siamo. Ok, quindi anche per te il profilo è corrispondente a quello che immaginavi. Sì, ripeto, non c'è nulla che pensavo di essere così teso, però effettivamente. Ricordiamo sempre che non stiamo parlando di livelli patologici, ma di una propensione, ecco, ad essere teso anziché rilassato, anche in base magari alle circostanze che si affrontano. Bene. Visto l'intraprendenza, no, il valore. Avvicinalo un po'. Spesso? Allora, il nostro Umberto ha fatto una disamina personale. No, perché ho visto l'intraprendenza e poi la comunque la dipendenza, no? Sì. O l'insicurezza. E mi sono reso conto, cioè effettivamente riflettendo, a volte quando mi capita di imbattermi in esperienze nuove, spesso non sono sicuro dell'esito, però invece di non affrontare, oppure di non affrontare questa nuova esperienza, preferisco comunque buttarmi, sì. Però poi l'esito lo scopriamo insieme. Vabbè, quello sì, è normale che sia così un po' per tutti. Poi sei anche in una fase della vita in cui per forza di cose un po' di insicurezza c'è, legata appunto anche a una professionalità da formare. Sì. Quindi sì. Sicuramente un po' di destabilizzazione generale c'è per via della fase critica in cui stai vivendo, insomma, che stai vivendo. Comunque mi fa piacere che tu sia stato incuriosito e sei andato da solo a cercare delle motivazioni a quello che non riuscivi a spiegarti. Spero che sia una cosa positiva questa. Sì, assolutamente. Okay, sì. Grazie. Grazie a te. Io mi scuso sia da casa che con i presenti se ogni tanto do del lei e ogni tanto do del tu. Solo che ogni tanto in veste ufficiale, quando consegno testo o altro, mi viene automatico dare del lei perché sono abituata in ambito lavorativo a farlo. Poi magari mi rivolgo col tu a quelli un po' più giovani e insomma faccio un po' di confusione. Cosimo? Allora, Cosimo è un pedagogista, un insegnante. E sono anche educatore. È anche educatore. Quindi, secondo lui, l'educatore, il pedagogista deve essere caldo, deve avere un'ottima stabilità emotiva, calmo, mite, entusiasta, coscienzioso, disinibito, sensibile, fiducioso, pratico, perspicace, sicuro di sé, autosufficiente, intraprendente e tranquillo. Quindi lui ha declinato per ogni fattore quello che dovrebbe essere la propensione. Allora, abbiamo sicuramente un atteggiamento molto caldo, quindi tendente all'estroversione, una stabilità emotiva abbastanza marcata, una coscienziosità e una sensibilità anche alte, e poi vabbè, altri valori nella norma, gli unici aspetti un po' più bassi sono la dipendenza e l'intelligenza, sì, anche lui ha una tendenza verso il basso, quindi un ragionamento concreto rispetto a un ragionamento astratto. Quindi ragiona molto su ciò che, cioè, su ciò che è pratico e fa fatica ad avvicinarsi a ciò che non è tangibile o non può toccare con mano. Come ci si ritrova in questo tipo di prospetto? Sì, bene. Bene, perché sostanzialmente poi anche nell'avvicendarsi della esperienza, anche tipo terapeutica e anche dei risultati,
mi accorgo che la relazione è molto importante e la relazione è vista come autentica nel momento in cui noi ci caliamo nella praticità anche dei problemi che le persone vivono. E penso che molte soluzioni vengono un po' allontanate quando sono fortemente astratte, perché sembra quasi che non riusciamo a coinvolgerci, e quindi la praticità, la dinamicità nell'andare incontro non solo dà, ma ci restituisce anche maggiore stabilità, maggiore fiducia, e quindi anche più senso, perché molte volte ho trovato i valori, il senso della vita, perché sono importanti poi per progettare da questo punto di vista un discorso di autonomia, sia personale che degli altri. Quindi mi trovo. Okay. Sto notando che, grazie a Dio, siete tutti emotivamente molto stabili. Questo mi fa piacere. A parte Sara, che però può essere anche il periodo, giustamente si sa, con gli ormoni in circolo. Però mi fa piacere appunto vedere che tutti riuscite a gestire, a controllare le vostre emozioni, sembrerebbe apparentemente molto bene. Ah, questo lo potevo lasciare. Nessun altro. Qua c'è. No, Mariella. Aspettiamo un attimo. C'è qualcuno di voi che, vabbè, ognuno giustamente ha messo le caratteristiche che proprie del proprio lavoro. In base alle caratteristiche che ciascuno di voi ha elencato, c'è qualcuno che pensa che una professione piuttosto che un'altra meriterebbe delle caratteristiche in più o in meno, che quindi non era d'accordo con quello che erano le prospettive degli altri, perché giustamente non tutti abbiamo la stessa idea di un lavoro, no? Per me, per esempio, fattori importanti potrebbero essere altri. Rispetto a quelli che avete indicato voi come caratteristici di una determinata tipologia di lavoro. Ovviamente detto così non è facile ricordare le caratteristiche che uno ha associato. Però vabbè, qua abbiamo due educatori. Tre. Quindi come idea di educatori, quali sono le caratteristiche per voi più salienti? Ora abbiamo visto entrambi, però lui le ha elencate un po' tutte, lui è stato un po' più restrittivo. La caratteristica che in assoluto un educatore deve avere, lui ha indicato la F che era, l'entusiasmo. Per voi? L'essere caldi. Quindi come predisposizione di personalità ci dovrebbe essere comunque un'apertura verso l'altro. No. Io parlo con due microfoni. Vabbè. Ormai ci ho preso gusto. Siete tutti e tre nella stessa comunità, sì. Chiedo scusa se entro nel particolare. Anche sì. Se non lavoriamo negli stessi centri. Sono sedi diverse, no? Sedi diverse. Per ogni paese. E quindi l'entusiasmo, no? Nel senso, lavoriamo su obiettivi a lungo termine, no? Nel senso che l'iter terapeutico si articola attraverso 24 mesi, no? E quindi anche se ci sono degli obiettivi a tappe, cioè ci sono delle fasi, no? Ci sono delle fasi e quindi poi ogni fase prevede degli obiettivi da raggiungere. Però ecco, siccome lì è in discussione la persona che arriva ovviamente con la sua struttura, no? Uh-huh. Quindi con
con le sue cose che sono anche da destrutturare, no? Rispetto a comportamenti, atteggiamenti, posizioni esistenziali. Quindi un po' l'entusiasmo, no? Io credo che l'entusiasmo associato anche a una fiducia nel cambiamento che ci può essere, no? E credo che sia l'elemento, proprio perché spesso quando la relazione inizia, più delle volte inizia io contro di te, no? Specie all'inizio. Sì. Quindi creare poi l'alleanza, no? L'alleanza terapeutica è un qualcosa che viene dopo, no? Però nel frattempo, almeno noi come educatori, credo che l'entusiasmo, la carica, no? Questa essere fiduciosi, no? Sicuramente senza quell'entusiasmo sarebbe difficile alzarsi ogni mattina, sì, per andare a lavorare, sì, questo senza dubbio. E invece proprio perché venite dallo stesso ambiente, e come ripeto, è un ambiente lavorativo molto molto impegnativo, perché si ha a che fare con le persone e con persone che hanno disturbi molto gravi, che sono altamente manipolative e poco collaborative. Qual è il maggiore fattore di rischio che personalmente, quindi singolarmente, non in generale, vi disturba? Beh, forse saper tenere le giuste distanze, no? dalle situazioni. Non è facile, perché a volte arrivano veramente con dei vissuti molto forti, no? E quindi poi il rischio che... Quindi il fatto di immedesimarsi e sì, di vivere di prendere la loro negatività in un qualche sì, modo, è quello che maggiormente sì, disturba. Anche per voi due è la stessa cosa? Beh... A me è diverso, perché io lavoro in un centro doppia diagnosi, quindi dove il ragazzo che arriva, il nostro paziente, è anche disturbato psichiatricamente. Quindi il mio rischio è quello di essere risucchiato dal suo problema, ma più che altro essere caldi, sì, no? Verso la persona, però stare attenti che poi non diventa una cosa morbosa, quindi prendersi cura fino a un certo punto e non pienamente, perché poi ti toglie, come dire, se io devo fare un intervento, se io me lo prendo così a cuore, la persona poi divento più sensibile nei suoi confronti, e quindi l'intervento non lo fai più a livello educativo per dargli una, ma a livello paterno, no? Quindi entrano dentro altri fattori di... Quindi fondamentalmente in ambito lavorativo e non di personalità, cioè non di una personalità allargata a tutti gli ambiti, fondamentalmente dovreste avere una tendente al negativo, nel senso tendente al distacco, perché giustamente sì, così come anche appunto, noi psicologi dare la giusta dobbiamo distanza, riuscire, no? A mettere la giusta distanza, perché se cominciamo a portarci dietro i problemi di tutti, no, non ne usciamo più noi. Poi riuscire a staccare il lavoro per poi tornare nella vita sociale e vivere una vita diversa, perché altrimenti quindi ti porti il lavoro a casa. Quindi la tua maggiore sofferenza, cioè sofferenza, sì, il tuo maggiore... La tua maggiore difficoltà è proprio quella, quindi gestire questo distacco. Il distacco, per me sì. E poi la cosa importante è arrivare ogni mattina in un modo diverso, cioè, ecco perché ho sottolineato l'entusiasmo, no? Perché io ho fatto un corso anche da operatore sociosanitario, quindi mi sono anche formato per quello che è soddisfare il bisogno primario della persona. E andare verso l'allettato, ogni giorno, cioè fatto la doccia prima mattina, è molto importante, perché loro, stando sempre chiusi, allettati, hanno questo odore di pulito che a loro dà, me l'hanno pure riferito, che è molto bello, dà quella sensazione di essere anche loro liberi dal letto, no? Quindi arrivare entusiasti. Sì, è quell'aria nuova che si respira, sì, in un ambiente assolutamente chiuso e monotono. Quindi arrivare in comunità con un sorriso e salutare tutti, anche se loro magari con i loro problemi
guardano per terra, non ti salutano, hanno anche dei vissuti, no? Ci sono. Però fare tu il passo di andare con una battuta, ehi, buongiorno, no, io molte volte arrivo pure con un po' il volume ad alto volume alla radio della macchina, ma per portare, no, una ventata di esterno dentro al luogo, anche per dire, guarda, impegnatevi che la vita fuori ci aspetta, non è una cosa che deve finire qua, ma è un inizio. E questo è molto indicativo di quanto tu ami il tuo lavoro e di, sì, quanto impegno ci metti nel farlo, sì, il fatto di voler farlo per gli altri, perché fondamentalmente lo scopo del tuo lavoro è quello, lavorare per gli altri, non per te stesso. E immagino che le tue maggiori gratificazioni siano proprio nel suscitare il sorriso del paziente in questione, sì, insomma del soggetto che è davanti. Specialmente nel centro dove sto io, le gratificazioni finali non sono quello di, non è solo quello di fargli capire quelli che sono i veri problemi che l'hanno portato a fare uso di sostanza, anche perché loro hanno anche una parte malata della mente, quindi spesso i problemi di tossicodipendenza sono in comorbidità, si dice, con, sì, altri disturbi psicologici o psichiatrici, quindi già sono compresenti, anche se spesso è, non necessariamente, nel senso che è difficile stabilire quale sia la causa primaria e quale dei disturbi venga prima, sì, però infatti in genere si parla di comorbidità, quindi compresenza di più disturbi insieme, senza definire un rapporto causale dei due, sì, infatti perché io può sono esserci stato la dipendenza che genera, non lo so, la schizofrenia piuttosto che un'ansia o una depressione, così come al contrario una depressione viene sfogata attraverso l'alcol e quindi portare poi all'alcolismo, quindi è difficile creare un rapporto di causa-effetto, per cui si parla di comorbidità, quindi con presenza di più disturbi. Sì, era un argomento che abbiamo trattato un mesetto fa a Brindisi, un corso della doppia diagnosi, sì. Quindi, e niente, e quindi la soddisfazione maggiore è quella quando ricevi un sorriso, e quello è significativo. E invece a livello organizzativo, amministrativo, non è facile comunque quello in una struttura del genere, avendo a che fare con soggetti del genere. I fattori di maggiore rischio che percepite, quali sono? Beh, certamente è qualcosa che stanca moltissimo, perché proprio per la problematicità veramente ti svuoti. C'è proprio uno svuotamento, però sostanzialmente nel tempo, perché forse chi lavora da tanti anni, io ormai forse sono più di 15 anni, e poi vado un po' a vedere l'arricchimento personale, perché per esempio il discorso del residenziale è diverso rispetto all'ospedale, ad altri, anche rispetto al lavoro psicologico, perché centrato col cliente sì, però c'hai delle ore. Noi in effetti ogni giorno il ragazzo, nel momento in cui si affida, ti parla dei suoi problemi, della sua famiglia, della moglie, dei figli, di tutte quelle problematiche che possono essere familiari, sanitario. Quindi sei proprio al 100% in queste problematiche che ti svuotano, perché loro hanno bisogno perciò di molto ascolto. A livello organizzativo, di gruppo di lavoro, trovate appunto un ambiente favorevole che vi supporti, o che al contrario magari in determinati momenti pecca? No, ci supporta. Io voglio allargare, anzi mi approfitto, visto che andiamo in streaming. Un po' di notizie. A livello amministrativo, proprio come disponibilità, consideri che noi rispetto alla media europea in Italia viene destinato la metà rispetto alla media europea dei fondi per le tossicodipendenze. Al sud stiamo ancora peggio, perché rispetto alle realtà del nord le nostre rette ad esempio sono scusami ridicole. Un attimo se ti disturbo. A livello istituzionale proprio, le tossicodipendenze sono meno calcolate e meno curate, perché sono ritenute volontarie, nel senso sei stato tu a rovinarti la vita. Così come per i tossicodipendenti non hanno diritto neanche a un trapianto di cuore, o, scusate, a un trapianto di fegato,
perché comunque te lo sei rovinato tu e la precedenza va agli altri, quindi finiscono in fondo alla lista e non riusciranno mai ad avere un trapianto di fegato grazie allo Stato, perché lo Stato tende comunque a colpevolizzare, non proprio, però insomma a dire te la sei cercata, sei stato tu a sceglierlo ed è normale che io dia la priorità a chi invece ha delle esigenze dovute al fato, dovute a una malattia o dovute a quant'altro. Quindi il motivo per cui i fondi probabilmente scarseggiano è dovuto anche a questa concettualizzazione istituzionale che purtroppo da qualche parte deve pur tagliare. E quindi sì, noi risentiamo comunque di questo gap rispetto alle realtà sia europee ma anche a livello fra nord e sud, perché ci sono trattamenti diversi, per cui poi tutto questo si ripercuote su tutta una serie di possibilità da offrire sia agli utenti ma anche a noi come operatori. E quindi sì, c'è questo... risentiamo di questa crisi ovviamente. Okay. Passiamo avanti e correggiamo gli altri perché mi sa che hanno finito il microfono, non ne ho bisogno. Sì, c'è De Florio, che sei tu, giusto? Ok, quindi sì, ce l'ho io. Sì, quindi anche De Florio ha segnalato come caratteristiche che appunto un operatore educatore di una comunità dipendenti dovrebbe avere, come appunto l'essere caldo, la stabilità emotiva, che ritengo sia la prima cosa, proprio per il problema che si diceva prima del venire risucchiati dai problemi altrui, dai vissuti altrui, che sono sicuramente molto carichi, l'entusiasmo, la sensibilità, la perspicacia, la fiducia. Qua è interessante vedere come lui al contrario abbia messo la sospettosità, proprio per una diversità di approccio. Sostituisca insomma la sospettosità, sicurezza di sé, tranquillità, sicurezza di sé, tranquillità e coscienziosità. La perspicacia, sì, perché ci deve essere tutta, perché comunque molto crudamente tante volte arriva la droga, arriva anche in comunità, e quindi noi dobbiamo, quando c'è questa cosa, dobbiamo scoprirlo. Sì. E quindi lui magari la sospettosità, io invece sì, bisogna essere perspicaci, tendenzialmente tendi ad avere più fiducia, a provare. La fiducia rispetto al essere fiducioso, che il ragazzo ad un certo punto ti apra questa porta. Questo è proprio un approccio diverso, diciamo. Sì. Allora, scusate un ragazzo. C'è un attimo di... ci mancherebbe. Altri test? A chi mancava? Però se volevi far vedere degli altri test... Ah, sì, pure. Vabbè, finisco intanto... Ah, come... spieghiamo un attimo in streaming che c'è stato un partecipante al corso che ha avuto un piccolo malore, quindi la telefonata era dovuta a questo, insomma, a capire come erano le condizioni. Tutto a posto? Sì. Ok, perfetto. E dunque, dicevamo, come valori bassi solamente il ragionamento concreto? Sì. Sì, le ho buttate così quelle domande, perché ero l'ultimo e quindi ho risposto random. Sì, diciamo che metterle alla fine del test non è molto produttivo, perché già dopo tre quarti d'ora che ci si è sforzati per rispondere alle altre diventa un po' difficile, però non pensi che all'interno di un ambiente del genere il ragionamento astratto invece sia molto importante? Sì, infatti. Sì, sì, sì. È importante non ragionare solo per ciò che si vede, ma andare oltre, soprattutto andare oltre. Ok, quindi effettivamente emerge un profilo di una persona abbastanza calda, estroversa, coscienziosa, disinibita e sensibile, sospettoso, in realtà... quella che tu pensavi non ci fosse è molto presente e molto marcata, ha un valore di 8, quindi forse neanche consciamente, ma sei arrivato a svilupparla. E poi abbiamo un'apertura al cambiamento anche abbastanza marcata e gli altri valori nella norma. Quindi al di là della sospettosità, tutto il resto? Sì, ci sta. Ci sta, mi rivedo. Ora, al di là dell'ambito lavorativo, perché io sto analizzando il test più che altro a livello dell'ambito lavorativo, ma questo è generale, ovviamente ricordo che
riguarda la personalità e come tale tutti gli ambiti della propria vita. Le sospettosità anche fuori dall'ambito lavorativo? Sì, 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 mi appartiene, sì. Sospettosità rispetto anche a un momento particolare che stiamo vivendo proprio come gruppo di lavoro, e quindi sì, la sto vivendo in questo momento in modo molto forte, sì. Ok. Grazie. C'era la questione anche del COP, che poi non... Solo che te i fogli te li sei portati a casa? Sì, ottimo. Vabbè, tanto vi ricordate più o meno qual era il vostro canale di sfogo? Forse non c'erano tutti. Il primo giorno, se non sbaglio, ho somministrato il COP, un test che serve per misurare appunto la tipologia prevalente di fronteggiamento dello stress. Solo che i fogli li ho già consegnati alla dottoressa in modo che avesse lei tutta la documentazione e non li abbiamo con noi. Penso che vi ricordiate comunque, almeno per grandi linee, quale secondo voi era il vostro target di comportamento. Questo lo posso chiudere. Dov'è? Qua. Francesca, vogliamo ricordare le cinque modalità, no? Le strategie. Sì. Allora riprendiamo un attimo. In realtà, siccome poi le cinque modalità hanno diverse categorie al loro interno, converrebbe sempre fare la propria analisi sulla base delle 15 categorie iniziali, sì, perché dopo diventa difficile discriminare quale è più predominante, avendo al loro interno un numero differente di categorie. Sì, infatti lo dicesti che era più per comodità didattica, ecco, sì. Avevamo invece ora magari velocemente cinque... uno esatto. Lo riconosce dal momento che non abbiamo più neanche il foglio e poi esatto. Vediamo il test corrispondente. Eccolo qua, il COP. Allora, noi abbiamo... Emanuele Lambo, cominciamo col tuo. Allora, quale... Questo mettiamo giù. No, mi ha ricominciato da capo. Eccoli qua. Allora, le 15 diverse tipologie di coping sono appunto quelle che vedete. Attività, pianificazione, soppressione di attività competitive, contenimento,
ricerca di informazioni, ricerca di comprensione, sfogo emotivo, reinterpretazione positiva e crescita, accettazione, dedicarsi alla religione, umorismo, negazione, distacco comportamentale, distacco mentale e uso di droghe o alcol. Siccome ho aperto il tuo di COP, quale tra queste ritieni sia quella che maggiormente utilizzi? Ora, al di là della specifica situazione, ovviamente. No, al di là di quello che avevi detto, ora, a mente fresca. E c'è anche questo. Quindi la pianificazione? Sì, quello di riflettere, pianificare, elaborare strategie okay. per superare il problema. Andiamo a vedere se anche effettivamente se poi è così. O quella o la... passo di qua. No, non è venuto. Oppure la quinta, ricerca di informazioni. Questi sono i tuoi punteggi. Eccolo qua. È proprio la pianificazione. Ecco, il punteggio. Sì, però in realtà, come vedete anche dai colori corrispondenti, per esempio per l'evitamento ci sono 5 categorie all'interno, per la religione una sola, quindi diventa difficile poi andare a scremare o a dare una risposta rispetto a quello. Invece gli altri sono tutti equamente suddivisi, insomma, a livello sì, di punteggio. Infatti io sulla religione alcuni punti li ho sottolineati, ma non per come forma di per risolvere il problema. Molte volte io attraverso la fede cerco acquisisci una sicurezza personale, una cosa mia in personale più. Sì, ecco, perché sì, pregare ok, però non pregare eccessivo, cioè io le mie preghiere serali prima di addormentare le dico sempre, quello è sacrosanto. Pregare per ringraziare il Signore del cibo okay, che mi sta offrendo. Quindi un normale insomma sì, atteggiamento da cristiano. Più che un rivolgersi ma no, a Dio come... per risolvere un problema pratico. No, quello ecco. No, infatti. Ok, perfetto. E quindi come vediamo effettivamente la pianificazione è un punteggio di 16, che è il più alto tra tutti. A pari merito però con... cambiamo magari il colore blu perché non si vede nulla. Mettiamo un celeste. Livelli molto elevati c'è anche nella reinterpretazione positiva e nella crescita, così come nella ricerca di comprensione e di informazione e lo sfogo emozionale, quindi anche un grande appoggio viene ricercato per quanto riguarda appunto il supporto esterno, il supporto delle persone care e lo sfogo emozionale, a quanto mi pare di capire. Sì. Quelli sono i punteggi grezzi, così come si vedono. C'è qualcosa che non ti torna, qualcosa che non pensavi avesse un punteggio così elevato, che magari non usi così frequentemente come sembrerebbe? Cambio anche questi perché si vedono un po' male. Io di fondo sono così ed è quello che vorrei elaborare tutti i giorni. Però molte volte cerco il supporto proprio perché... come valvola di sfogo, perché poi alla fine non viene effettuato. Ma così. In particolare tu o voi, come per il sì, lavoro che fate, avete bisogno di scaricare proprio tutte le emozioni diceva, che incamerate. Diceva il mio collega. È un bisogno che appunto avete già espresso prima. È un momento particolare, quindi molte volte noi cerchiamo anche valvola di sfogo tra di noi, almeno chi... vuole elaborare sul... E questo è molto importante anche per quello che dicevamo ieri circa la predisposizione dell'uomo e della donna ad aprirsi maggiormente sui sentimenti, perché parlavamo appunto di disturbi psicosomatici che in gran numero, diciamo, non, nessuna ricerca certifica al 100% che siano maggiori negli uomini e nelle donne, però è anche vero che nell'uomo in particolare sono maggiormente prevalenti le malattie cardiovascolari, proprio appunto anche per la repressione delle proprie emozioni e la mancanza di esternalizzazione.
Quindi non c'è una prevalenza netta né in generale nei disturbi somatici, però c'è una netta prevalenza per quanto riguarda i disturbi cardiovascolari, anche collegati alla personalità di tipo A, anche quel tipo di personalità incapace di gestire le emozioni e di comunicarle. Ok. Quindi l'esito? Effettivamente sì, corrisponde a quello che dicevi tu, e soprattutto hai delle strategie di coping abbastanza adattive. Non vedo particolari segni, anche se, ripeto, qua non dà nessuna indicazione circa, anche perché, come abbiamo detto ieri o l'altro giorno, non mi ricordo più, non c'è una modalità di coping adeguata in assoluto. L'unica da cercare di evitare è l'evitamento, scusate il gioco di parole, quando è protratto nel tempo, però, perché abbiamo visto che in alcuni casi diventa anch'esso la modalità più funzionale, insomma. Quindi c'è beccato. Sostanzialmente il risultato è quello. Sì, lasciamo così. Poi. Ma io mi sa che non ho nessun altro. Perché? Chi altro di voi aveva fatto il COP? Non ce l'ho. O li ho salvati da qualche parte altra, sicuramente. Allora, cerchiamo con nomi. Di chi? Umberto, anche tu? Dove sono andata a metterli? Sì, ma li ho corretti, sicuramente li ho messi in qualche altra cartella per sbaglio e ora non me li ritrovo più. Sì. Qua ho tutti gli SQ. Dicevo, se non dovessimo trovare i risultati in brevissimo tempo, visto che sono già le 13, sì. Mi dai poi magari quando li trovi tutta la cartella, sì. Io vi mando i risultati via mail. Chiaramente, come diceva la dottoressa prima, anch'io sono tenuta al segreto professionale, dunque non, anche se siamo in streaming, quindi voglio dire, a questo punto non so che cosa... A cosa possa servire. A cosa possa servire. Sì, però quantomeno insomma vi garantisce anche lei un'accuratezza nella restituzione eventualmente dei dati. No, sì, quello sicuramente, poi eventualmente distruggo i dati, quindi vi mando la mail e basta. No, mi dispiace, ma non so dove sono andata a metterli. No, non so se a questo punto li ho memorizzati direttamente sul mio computer. Ok, se hai altro da aggiungere o se voi avete delle domande al riguardo su quanto si è detto in queste 3 giornate, non soltanto questa mattina. Io in realtà avevo preparato appunto una parte teorica sui rischi dello stress lavoro correlato, sui fattori di rischio e di protezione, sulle metodologie di valutazione eventualmente esistenti, nonché delle normative, solo che ieri alla fine ne abbiamo ampiamente parlato in maniera più interattiva e anche più interessante, penso io. Ad ogni modo le slide io le consegnerò alla dottoressa Arena che sì, sì, che assolutamente, le metterà tutto via mail, dovere, adesso... quindi poi riuscirete a vederle anche così. Adesso infatti mi segno tutto ciò che vi devo mandare perché già mi sono persa. E ringraziamo moltissimo la dottoressa Agostinelli per essere venuta da Parma, nel piccolo paesino di Crispiano. Io ringrazio voi per avermi seguito e avermi dato anche dei buoni feedback. Grazie a te. E, per quanto riguarda il nostro laboratorio dal basso, abbiamo l'ultimo appuntamento con altre 2 giornate e mezza, quindi altre 20 ore di formazione con il dottor Antonio Pinazzi Agro, che è il presidente dell'Associazione Progettisti Italiani.
Quindi vi aspettiamo tutti il 5, 6 e 7 novembre 2013, ovviamente. Grazie a tutti e ancora un saluto alla dottoressa Costinelli. Grazie, grazie, grazie a voi.